Ecco, intanto ringrazio voi tutti che siete presenti qui stasera e ringrazio molto Alain, ma anche tutti quelli che hanno lavorato non solo per Mortise ma per tutta la città. Alain ha cominciato come la Mariella Mazzetto, insomma la conoscete tutti, conoscete tutto il mondo, quindi no, non ha bisogno di presentazioni. Ringrazio Alain per il lavoro fatto in questi 2 anni e mezzo, anzi 3 anni, perché comprendiamo anche tutta la parte della campagna elettorale. Ha cominciato come consigliere comunale, poi ha continuato come assessore. Ho avuto solo considerazioni positive e molta gente che ha apprezzato il lavoro che ha fatto, un lavoro puntuale, un lavoro legato anche a un servizio nuovo che abbiamo fortemente voluto, che ha avuto, devo dire, un grande successo, che è quello del WhatsApp comunale, insomma una parola anche un po' moderna, ma che però usate tutti, perché insomma ho visto che... dai messaggi che arrivano lo usate tutti, però che è stata una novità assoluta per Padova, perché è quella idea di collegare direttamente la popolazione, il cittadino, all'amministrazione comunale senza filtri. Per cui anche ieri sera, che ero in un'altra riunione, alcune persone mi dicevano: io ho fatto questa segnalazione, effettivamente ho avuto un riscontro. Poi in realtà non è che si può risolvere tutti i problemi, e quindi io lo dico già dall'inizio di questo mio intervento: non è che noi in 2 anni e mezzo abbiamo risolto tutti i problemi. Ecco, noi abbiamo lavorato in maniera onesta, trasparente, cercando di risolvere alcuni temi, perché 2 anni e mezzo non sono tanti rispetto magari a molti anni in cui hanno amministrato gli altri. Abbiamo cercato di farlo con lavoro anche di Alain, anche degli altri consiglieri e assessori. L'abbiamo fatto cercando di rispettare anche un programma elettorale, quello che avevamo promesso. Io l'ultima volta che sono stato qui, a parte anche gli incontri che abbiamo fatto sopra, che sono stati sempre molto, molto partecipati, qui come dalle altre parti, ricordo che abbiamo fatto più di 20 incontri in giro per il territorio, tutti con 150-200 persone, con gli assessori così. E abbiamo fatto un calcolo, abbiamo incontrato 6-7 mila persone a cui abbiamo stretto la mano, parlato 3 minuti, anche rincuorato, perché vi dico francamente che molte persone sono venute anche solo per salutare, anche solo per raccontare magari dei problemi familiari, siamo qua anche per questo, che sapevano benissimo che non potevamo risolvere, perché ci sono cose magari che non puoi assolutamente risolvere, però il fatto che ascolti 3 o 5 minuti è già una cosa importante per la popolazione. E dopo su alcuni temi importanti anche per questo quartiere, legati per esempio al tema di Via Bassetta, è stato ripetuto molte volte proprio qui, anche da lei, anche da altri. Noi ci abbiamo messo la faccia su quel problema. Tutti per anni hanno sempre ripetuto: ma è un problema che non si può risolvere, vivono là da un sacco di anni. Ecco, noi da un momento all'altro abbiamo detto: andiamo dentro, troviamo una soluzione. Sono andate dentro le ruspe, avete visto che adesso la zona è pulita, e quelli che abitano là intorno non hanno più i problemi che hanno, quelli che hanno i quartieri lo stesso. È logico che questi problemi non si risolvono totalmente, però io continuo a ripetere: noi dobbiamo combattere il degrado della città, e se c'è una zona franca dove ci sono queste persone che vivono in condizioni disumane, perché sapevate che voi che vivevano in condizioni disumane, il nostro lavoro è quello di eliminare queste situazioni in città, va bene? E l'abbiamo fatto convintamente, era uno dei primi obiettivi della zona, e io penso che su questo abbiamo fortemente lavorato. È come sul tema delle che noi lo chiamiamo il tema delle priorità, e prima i padovani, no? Oggi in questi giorni è uscita questa proposta regionale di dare priorità all'assegnazione, per esempio negli asili nido, ai cittadini residenti. Non si parla di italiani, perché chiariamo che non è una questione
neppure di razza, neppure anche di da dove vengono le persone, perché le persone che vengono da noi, se lavorano e si comportano bene, e sono un numero limitato, perché cioè, se guardate le dimensioni dell'Italia, le dimensioni dell'Africa, c'è una foto che gira un po' in tutti, insomma, anche nei web, su Facebook, così, che mette la rappresentazione dell'Africa e quanto piccola il puntino che è l'Italia, per far capire che tutti qua non ci possono stare, questa è la realtà. Però dobbiamo anche dire che quelli che lavorano qua, quelli che si comportano bene, sono ben accetti. Diciamolo, ripetiamolo, perché non si può fare di tutta un'erba un fascio, perché abbiamo persone brave che lavorano qua e abbiamo tanti purtroppo che arrivano qua e delinquono, o si comportano male o non si integrano come quelli del campo anche di Via Bassetta, che peraltro erano anche cittadini italiani, quindi neanche stranieri. Allora, dicevo, il tema regionale di questi giorni è prima i residenti in Veneto da un tot di anni. Noi l'abbiamo fatto ormai da 2 anni questo. Noi il criterio di residenza negli alloggi popolari, che ha portato l'assegnazione al 95%, per cui adesso il 95% dei residenti italiani che risiedono nel nostro territorio a Padova da più di 15-20 anni hanno avuto finalmente le assegnazioni delle case, che prima avevamo gente che aspettava da 20 anni. Certo, tutti i problemi non possiamo risolverli, in mezzo a voi ci sarà gente che probabilmente ha lo stesso problema, tutti i problemi, ma però aver gestito questo tema come quello degli asili nido, che diventerà probabilmente una norma di carattere regionale, che cerchiamo di dare priorità a quelli che hanno dimostrato, vivendo qui 10, 15 anni, 20 anni, di accettare usi, consuetudini, costumi anche nostri, il modo di vivere, io penso che sia un criterio importante che sta prendendo piede, vedrete anche a livello nazionale, perché questo noi, su questo abbiamo voluto lavorare. Ho visto recentemente uno studio fatto su Padova sugli ultimi 2 anni, che mi ha fatto veramente molto piacere, che è legato al tema della sicurezza. Il tema della sicurezza, che è un tema che noi abbiamo affrontato di petto. È vero che non abbiamo, ripeto sempre, non abbiamo risolto tutti quanti i problemi, però è anche vero che i dati che ho visto sono sicuramente migliori fino allo scorso anno, quindi c'è un tema generale di un leggero miglioramento su alcune tematiche che avevamo affrontato ancora negli ultimi 3 anni, però devo dire purtroppo che quello che sento dalla gente è che c'è stato un peggioramento negli ultimi 3 mesi, cioè che il fatto che non ci sia una conduzione attenta dell'amministrazione, il fatto che, come si dice in verico, manca il parò, no? Ecco. Il tema è che sono ritornate alcune situazioni in città abbastanza evidenti, perché in alcune zone della città sono tornati, diciamolo come lo diciamo noi, magari Vucumpra, sono ricominciati un certo tipo di aggressioni che prima, insomma, erano limitati. Anche in zona stazione la situazione è peggiorata, nonostante siano stati fatti delle verifiche continue. Quindi lo vedete anche nel volantino di stasera, il primo tema di cui parliamo. Noi continueremo tra 3 mesi in questa azione di rinforzare le forze dell'ordine, effettuare i controlli che devono essere effettuati. Pensate che prima non venivano mai effettuati i controlli nelle case, sulle residenze, soprattutto sui ricongiungimenti. Abbiamo verificato che il 60%, l'abbiamo anche pubblicizzato, delle verifiche che abbiamo fatto nelle abitazioni dove ci sono i ricongiungimenti, ci sono dei problemi molto, molto gravi di agibilità anche degli alloggi, capite? Ma se nessuno fa le verifiche, è logico che dopo ci sono situazioni. E magari il volantinaggio lo facciamo dopo, che così non disturbiamo magari la gente che ascolta, tanto parlo poco e quindi dopo possiamo anche parlare tranquillamente, sono a disposizione vostro. E dopo cosa
cosa faremo, e lo vedete scritto poi nel volantino. Cominceremo a introdurre anche il controllo negli autobus, il controllo nel tram, che è una cosa che la gente mi chiede. Ecco, quindi parleremo anche di questo argomento con APS e Bus Italia, in modo che ci siano delle persone con la loro pettorina che controllano. Abbiamo fatto il decentramento della polizia locale, io su questo ho sempre creduto molto, cioè prima c'era un'unica sede centrale dove partiva tutta quanta la polizia. Adesso invece abbiamo decentrato la guizza, il secondo decentramento era quello dell'Arcella, che purtroppo devo dire è stato bloccato perché dovevamo inaugurarlo ancora a novembre dello scorso anno, e dopo non si sa, siamo quasi a febbraio, insomma vedo tutto quanto chiuso, gli investimenti sono stati fatti, 50 agenti dovevano andare, quindi noi continueremo questo decentramento, perché credo che il progetto del poliziotto di quartiere, della polizia in mezzo alla gente, sia un ottimo deterrente nei confronti della criminalità. Abbiamo fatto 50 assunzioni, non uno. Pensate che il comune di Padova è arrivato a avere 300 agenti della polizia municipale. Solitamente negli altri comuni, anche quelli della cintura, il rapporto tra la popolazione e la polizia locale è uno ogni mille, quando va bene, uno ogni 1500, uno ogni 2000. Noi abbiamo un rapporto con 200.000 abitanti molto superiore a questo, quindi capite che anche gli investimenti noi li vogliamo fare, li facciamo nel campo della sicurezza. La gara per esempio del controllo delle telecamere è una gara di 300 telecamere che è in corso, quindi vedrete già nel corso dell'anno che sorgeranno tutta una serie di e verranno installate tutta una serie di telecamere, perché io penso che anche qui il controllo del territorio sia importantissimo, cioè dove c'è illuminazione, dove combattiamo il degrado, dove mettiamo le telecamere, là c'è meno delinquenza. E poi continueremo nella nostra azione per dire no, assolutamente no, anche questo è un tema su cui ci siamo battuti alla grande, se pensiamo a quello che è successo alla Prandina, dove hanno fatto una specie di hub per clandestini. Ci batteremo perché se ci sia un tipo di immigrazione e ci sia un'immigrazione sia controllata, queste persone che vengano siano effettivamente dei rifugiati e non dei clandestini, perché il 90% di quelli che arrivano sono clandestini e rimangono clandestini. Ci batteremo sempre perché questi vengano presi e rimpatriati, e che invece quella piccola quota che ha bisogno di aiuto, come abbiamo fatto, perché non si fa di tutta un'erba un fascio, continueremo a dare una mano. Pensate che noi abbiamo finanziato e abbiamo portato avanti il progetto SPRAR, che penso che questo sia un progetto importante, ma che è un progetto non fatto per quelle migliaia e migliaia di persone che ci sono in provincia di Padova, in città e in provincia, o come gli hub che hanno fatto tra Padova e Venezia, se pensiamo a Cona e se pensiamo anche agli altri, dove ci sono 1000-1500 persone all'interno su comunità dove ci sono altri 1000 abitanti. Pensate dal punto di vista sociale che cambiamento sociale che c'è in una società, è la distruzione di una comunità intera, dove c'è anche il business dell'accoglienza, dove 35 euro per persona moltiplicati per 100, 200, 300, 400, abbiamo visto cooperative che fatturavano qualche migliaia di euro, che di colpo, insomma, in un anno milioni di euro di fatturato, con indagini molto pesanti anche a carico. Quindi questo è un business, quindi noi continueremo e ve lo dico, anche se dovremmo andare contro ad alcune istituzioni che rispettiamo, però penso che il sindaco rappresenta la cittadinanza e non lo Stato, che vuole assolutamente gestire in malo modo un problema come quello dell'amministrazione. Noi rappresentiamo i cittadini e continueremo a contrastare questo fenomeno, a fare le barricate. Noi dove tenteranno di fare nuovi hub, dove tenteranno di fare concentrazioni, saremo là giorno e notte come abbiamo fatto la Pandina. Questo è il
perché noi il sindaco, e penso che questa cosa in 2 anni